Immaginate che ci siano due spire circolari, coassiali e coplanari. Cosa vuol dire coassiali? Qual è la faccia? Coplanari, cosa è facile? È facile. Quindi, qual è il piano che condividono la lavagna? Ecco una spira, bella e grande, ecco un'altra spira coassiale, piccolina. Ok. Questa qua piccolina ha un raggio, chiamiamolo, non so, R1, quindi questo ha raggio R1 e questo qui invece ha raggio R2. E immaginate per l'appunto che R1 sia molto piccolo rispetto a R2. Sono spire coassiali e coplanari. Calcolare il coefficiente di mutua riduzione. Molto semplice. Allora, ricordate che se avete questo è un discorso generale, se avete due spire, ok, spira 1 e spira 2, e se voi immaginate di avere una corrente, per esempio nella seconda, la chiamate I2, ci sarà un flusso attraverso la 1 dovuto al campo magnetico creato dalla spira 2, d'accordo? E la notazione che usavo io era che il flusso, chiaramente sto parlando del campo magnetico, il flusso del campo magnetico attraverso la 1 dovuto alla spira 2 percorsa da corrente è proporzionale alla corrente che circola qui, e il fattore di proporzionalità si chiama coefficiente di mutua induzione. Quindi quella M, se volete, vuol dire mutua. Non metto pedici perché io faccio la domanda in qualche modo opposta o speculare, in cui chiedo qual è il flusso attraverso la 2 dovuto a una corrente qui, il flusso attraverso la 2 dovuto a una corrente qui, se qua ci fosse una corrente I1, è proporzionale alla corrente che gira nella I1, e il fattore di proporzionalità è lo stesso, si dimostra. Allora, io vi chiedo qual è questo coefficiente di mutua induzione in questa configurazione qua. Allora, come vedete, avete due strade da fare, che danno lo stesso risultato. Cioè, voi potete immaginare di avere una corrente nella spira 2, potete immaginare di avere una corrente nella spira 2 e calcolare il flusso del campo magnetico attraverso la 1 dovuto alla corrente che sta circolando la 2. Oppure potete fare un altro approccio, che è questo qui. Potete immaginare di avere una corrente nella 1 e calcolare il flusso attraverso la spira 2 creato dal campo magnetico della spira 1. Due strade. Quindi una strada è questa qua, che vi dice che M è uguale a Φ1,2 diviso I2. Quest'altra strada è che M è uguale a Φ2,1 diviso la corrente nella 1. Due strade che darebbero la stessa risposta. Okay. Una strada, quindi facciamo per esempio facciamo questa prima, così capite un attimo come possiamo rappresentarlo. Facciamolo qua. Questa è la vista in vista laterale, questo è il vostro occhio. Avete, che so, questa è la spira grande, eccola qua, e qua, tanto per gessi colorati, diciamolo, non so, in giallo, la disegno un po' sopra, solo per differenziarlo, d'accordo? Così disegno un po'. Dovete pensare ai coplanari, col giallo dentro, però lo disegno così si capisce un po' meglio. Quindi questa è la spira 1 e questa è la spira 2, d'accordo? Immaginate di avere una corrente attraverso la 1, quindi non so, immaginate che la corrente stia entrando qui, quindi qua avete la X, e quindi sta sbucando qua, e quindi, come sapete, se questo è l'asse che è condiviso dalle due spire, tra l'altro, allora avete le linee di campo magnetico sull'asse che sono così, poi questo è più o meno così, il solito disegno che più o meno dovete essere in grado di fare,
almeno qua effettivamente, no? Nessuno pretende un calcolo. L'importante è che voi abbiate i concetti, immaginate questa sia la situazione. Poi è chiaro che ci sarà, non lo posso disegnare perché non ho la risoluzione, il gesso è troppo ciccione. Quindi questo rappresenta il campo magnetico creato dalla spira 1, quindi questo qua è il campo dove lo posso scrivere, è la B1, d'accordo, in giallo. Sto immaginando questo scenario qua, quindi sto immaginando di avere una corrente I1 e mi sto chiedendo qual è il flusso. Ho sentito, che strano, ho un ictus in arrivo. Ho sentito qualcosa che era simile al suono del mio cellulare. C'era un suono simile, ma sono proprio impazzito. Sono impazzito. Cosa sta dicendo? Sto immaginando di avere una corrente nella spira 1 e voglio calcolare, per calcolare M, devo calcolare il flusso attraverso la 2 dovuto alla corrente della 1. Quindi il primo messaggio che si dovrebbe vedere qua è. Il primo commento, la prima reazione vostra dovrebbe dire oh per la peppa, come faccio? È un conto complicato. Perché è complicato? Io sto cercando di calcolare il flusso attraverso la spira 2, dovuto chiaramente alla corrente della 1. La spira 2 è la spira grande, quindi tra le infinite superfici, perché quando si fanno i flussi, voi potete pensare a qualsiasi superficie che sia aperta, si intende, che si appoggi sulla curva 2, sulla grande spira. E qual è la superficie che vi conviene, a cui vi conviene pensare? Vi conviene pensare alla superficie come tesa come la membrana di un tamburo. Quindi, magari in blu la disegno, qua avete la superficie blu e state cercando di calcolare il flusso del campo giallo attraverso la superficie blu. E voi guardate la figura e dite, vabbè, una cosa è certa, sarà un conto complicato. Perché? Perché il campo giallo è molto disuniforme, non è uniforme. Qua è intenso, vedete, le linee di campo sono vicine e poi il campo si indebolisce. È chiaro che qua, se il disegno fosse fatto bene, dunque dove sono dove è giallo? Le linee di campo sono così, cioè le frecce sono così. Quindi in questo punto il campo magnetico, come potrei dire, questo campo per esempio, il campo è di intensità, facciamo, è così, mannaggia, non so disegnare stamattina, qua in questo punto è un campo più debole, la freccia è più piccolina, qua il campo addirittura è un po' più forte, in questo punto della lavagna, in questo punto della superficie blu, in questo punto è debole, in questo punto è ancora più debole. D'accordo? In questo punto addirittura il campo sta molto forte, molto intenso, ha un modulo molto grande, addirittura va verso l'alto. Qua, in questo punto qui, il campo è intenso e va di là. Qui è meno intenso, ma addirittura va verso il basso. Qua è più debole ancora, come vedete è molto disuniforme, non ha lo stesso modo, addirittura cambia il verso quando siete nei punti interni. Quindi il calcolo di questo Φ2,1, cos'è Φ2,1? È il flusso attraverso la superficie, questa chiamiamola la superficie 2, perché è una superficie che è sulla curva 2, sulla spira 2, del campo magnetico . Quindi questi sono elementi di area della superficie 2 del campo magnetico creato dalla spira 1. Questo è molto disuniforme, quindi questo calcolo potete immaginare che è impegnativo. Adesso immaginate l'altra strada, questa qua. Quindi lo stesso disegno, piuttosto di cancellare e rovinare questo, la ripropongo quassù. Questo è la spira 2. Questo è la spira 1, ok? E questa volta state immaginando di avere la corrente nella 2, quindi state immaginando di avere la corrente nella spira grande, quindi immaginate di avere la corrente entrante qui, che è così, diciamo in bianco,
e questo sta uscendo. Quindi cosa avete? Certamente avete il solito disegno, quindi avete le linee che sono così, d'accordo? Poi avete le linee che sono, forse così, vorrei fare lo stesso disegno, però ovviamente della spira 2, quindi avete le linee che sono così, poi le linee che sono così, sto disegnando molto male, forse conviene fare così, conviene disegnare dai quelli attorno prima, ma penso che i più svegli di voi hanno già capito il trucco. Qual è il trucco? Qual è l'idea? L'idea è, se io sapessi disegnare meglio, l'idea è che qua le linee di campo create dalla spira 2 sono molto simili, le linee di campo sono, come potrei dire in modo più efficace, è una buona approssimazione asserire che se la spira gialla è molto piccola rispetto alla spira grande, cioè se questa è molto piccola, il campo magnetico creato dalla spira 2 è qua dentro, è quasi uniforme, perché è così piccola la spira piccolina che non vi accorgete molto delle disuniformità. Dovete immaginare che più piccola è questa, più voi andate a campionare una zona molto piccola dello spazio, e le linee di campo create dalla spira esterna cambiano di poco, più piccola è l'area della spira piccolina al centro. Se la spira al centro fosse grande, allora vi accorgereste che il campo creato dalla spira grande è disuniforme. Se questa spira 1 fosse, che so, così, il campo attraverso queste zone dello spazio sarebbe disuniforme. Però dovete ammettere che più piccola è la spira interna, più piccola la fate, meno vi accorgete della disuniformità. E quindi, quando la spira interna è molto piccola, allora potete asserire che il campo magnetico creato da quella esterna attraverso i punti dello spazio della superficie di quella piccolina è più o meno sempre lo stesso valore, cambia di poco, è uniforme. Non so se l'ho detto in maniera molto chiara stamattina. Il disegno è quello che è, ma dovete immaginare che più piccolo io faccio questo giallo, più mi accorgo sempre meno della disuniformità delle linee bianche. Questa è una intuizione buona, infatti io esordito dicendo, supponiamo che questa qua piccolina sia molto piccola rispetto alla grande. Perché è una buona intuizione? Perché il flusso, questo pezzo qua, il flusso attraverso la 1 dovuto alla 2, che a rigore è, sì, è la, qua stiamo facendo attraverso la 1, quindi è la superficie che è appoggiata sulla curva 1, è un elemento di area della superficie 1, sto facendo il prodotto scalare del campo 2 creato dalla spira 2 attraverso l'area, attraverso la superficie 1. Allora, se questo è molto poco disuniforme, cioè quasi uniforme su tutta la superficie 1, questo valore comune a tutti i punti della superficie 1 può essere portato fuori dall'integrale. E potrei anche usare per questo valore comune proprio il valore al centro. Cioè io sto asserendo che se prendo questo valore qua, il valore al centro della spira, allora io posso asserire con un'ottima approssimazione che il valore comune del campo magnetico sulla superficie tesa come la membrana di un tamburo della spira piccolina, il valore comune a tutti i punti è proprio il valore al centro della spira grande. Cioè, sto asserendo questo, e questo è circa uguale al valore al centro creato dalla spina 2, ok? Per l'area, cioè porto questo fuori dall'integrale. Qual è il valore comune? È il valore del centro per l'area della spira. E l'area della spira, visto che la spira è circolare, è pi greco r, qual è la spira interna? È il raggio R1 al quadrato.
quella è l'area della spira piccolina. Perché esce fuori? Questo qua sarebbe il valore del modulo acetico. Perché? Questo non è un prodotto scalare, il prodotto scalare non sei il coseno dell'angolo? Sì. Ma qual è la situazione qua? Il valore del campo al centro è questo qui, quindi questo valore qui è così, e io ovviamente questo è a 90 gradi rispetto alla superficie della spira interna. Perché? Perché le spire erano coplanari. Deve essere chiaro che questa spira gialla è coplanare, quindi ho 90 gradi qua. La spira interna è coplanare, non è orientato. Quello potrebbe essere un altro esercizio. Un altro esercizio potrebbe essere calcolare il coefficiente di mutua induzione tra un vista di tale, visto in sezione, una spira così e un'altra spira messa così. Invece questo è un coplanare. Quindi vedete che l'elemento di area della curva, perché dovete immaginare che io sto parlando della superficie tesa come una membrana sulla spira piccolina. Quindi io ho un elemento di area e l'elemento di area è parallela al campo magnetico. Quindi quando faccio il coseno, perché questo è il prodotto scalare, quando faccio il prodotto scalare tra il campo e l'elemento di area, avrò questo, perché l'angolo è di 0 gradi, coseno di 0 è 1, e quindi ho il modulo di questo per la somma dei moduli di tutte le aree. Quindi questo è l'area della spira interna, questo è il campo magnetico al centro della spira grossa, ed è un'ottima approssimazione asserire che sulla superficie della spira interna piccolina il campo magnetico è più o meno sempre uguale al valore al centro della spira grande. Va bene? Quindi vedete che l'esercizio converge rapidamente, perché a questo punto questo quanto vale? L'abbiamo calcolato l'altro giorno quando parlavamo della legge di Bio-Savart. Dovreste ricordarvi che se avete una spira circolare percorsa da corrente, quindi se avete una corrente I, qual è il valore del campo magnetico proprio al centro? Se la corrente sta girando in senso orario, il campo magnetico esce dalla lavagna, e qual è il valore? Se R è il raggio della spira, il campo magnetico al centro, sappiamo che esce, ma il modulo cos'è? È mu0i della corrente che gira diviso 2R, giusto? Ricordate che non c'è il pi greco. Perché non c'è il pi greco? Ripetete il conto della legge di Bio-Savart. E quindi questo qua diventa mu0, questo è il campo dovuto alla corrente 1, alla corrente 2, scusatemi, il campo, vedete che è il pendice 2, questo è il campo, è il flusso attraverso l'1 dovuto alla corrente nella 2, quindi questo è la corrente 2 diviso 2 cosa? Il raggio della 2, quindi R2. E quindi vedete, e questo complicato, difficile. Perché è difficile? Perché B1 è molto disuniforme. Invece questo è una stima facile, e la stima migliore sempre di più migliora per R1 molto minore di R2, eh? Cioè è una stima, certo, ma diventa sempre più affidabile, più piccolo è questo qua. Più piccolo è questo qua, più la disuniformità non ve ne accorgete, quindi potete stimare il valore comune di tutti i punti col valore al centro. Stima facile, perché è facile? Perché ve l'ho appena detto. Quindi noi ovviamente prendiamo la strada a minore resistenza, cioè facciamo la soluzione facile, stiamo calcolando M in questo modo, non in questo. Se siete bravi a calcolarlo, va bene, vi darò la risposta giusta, il problema è calcolarlo, no? Quindi questa non avete più pallida idea, o almeno in un corso elementare non sapete come calcolarlo, quindi questa non è la strada buona, questa strada è la strada infelice. Questa invece è la strada buona, d'accordo?
E quindi calcoliamo, quindi bene, bene questo benedetto da m, facciamo un'altra esigenza. Quanto è m? M è uguale a questo diviso, quindi scriviamo intanto il risultato, perché lo scrivo in maniera un po'... scriviamo phi 1, 2, mettiamo i pezzi prima in evidenza, quindi ho mu 0, phi 2, diviso 2, r 2, phi greco r 1 quadro, va bene? Di questa espressione, guardate quello che... c'è un errore? No. Questo è il calcolo del flusso attraverso la 1 dovuto alla corrente nella 2. Guardate quel risultato e mettete, isolate tutto quello che non è, che non è la, che non è la I2. Cioè tutto questo, diciamo di rosso, tutto quello che non riguarda, che non contiene la I2, tutto questo, quello è la M. Perché M è uguale a quello diviso di 2. Ecco che avete calcolato i coefficienti di nuova induzione. Facciamo un altro semplice esempio. C'è una strada facile e c'è una strada difficile. L'importante è che voi sappiate che danno entrambi lo stesso valore, quindi calcolatelo con la strada facile. Questo è. Si dimostra che daranno lo stesso risultato, cioè si dimostra che m pedice 1, 2 è uguale a m pedice 2, 1. Immaginate un filo rettilineo. Che è meglio il caso che io tolgo la maglia, se no diventa non più blu, ma qualche colore indefinito. Io odio questa camicia, indovinate perché? Perché odio questa camicia? Perché non ha il taschino. Il taschino è una grandissima invenzione. Non so, io ero andato, compro le camicie in blocchi e evidentemente mi è scappato di mettere uno che se non aveva il taschino. Sì, so che le mie camicie non sono belle, sono un americano, non potete pretendere, però taschino, taschino, non si fa ad avere una camicia senza taschino. Allora, immaginate un filo rettilineo percorso da corrente. E immaginate qua, sul piano della lavagna, disegno un rettangolo. E questo rettangolo rappresenta per il momento una curva chiusa. Poi lo faremo diventare una spira di rame. Per il momento è una curva chiusa. E questa curva chiusa sta nella lavagna, quindi il filo e il rettangolo individuano un piano e il piano è la lavagna. D'accordo? Immaginate che la corrente stia andando verso l'alto, quindi questa è la corrente, sta andando verso l'alto. Io voglio che calcoliate il flusso del campo magnetico attraverso qualsiasi superficie, il flusso attraverso la curva, questa curva qua. Tra le infinite superfici a cui vi conviene pensare, pensate a quella tesa come la membrana del tamburo, questa qua. Quindi conviene pensare proprio a questa superficie qua. Quindi io voglio il flusso del campo magnetico, si intende, che è per definizione. Qual è la superficie a cui vi conviene pensare? A questa qua. Calcolatela dunque. Facciamo questa vista qui. Per cortesia. Quindi questa è la vostra spira. Questa è la vostra spira. Questo è il filo.
Immaginate che la corrente stia salendo, quindi voi vedete la corrente che sta entrando così. D'accordo? E voi dovete immaginare la superficie tesa come la membrana di un tamburo, eccola qua. Questa è la superficie. Va bene? Volete calcolare il flusso del campo magnetico creato da questo attraverso quella superficie blu. Com'è il campo magnetico? Dovreste saperlo. Il campo magnetico in questo punto qua, come è messo? Se la corrente sta entrando, il campo magnetico qua è una freccia che va verso il basso. Qua com'è? È meno intenso. Addirittura sapete, se questa distanza è tot e questa è circa il doppio, per caso ho fatto così, allora questo sarà a metà di questo, perché l'andamento del campo magnetico, dovresti sapere che l'andamento del campo magnetico è proporzionale a 1 sulla distanza dal filo, l'abbiamo dimostrato con la legge di Ampere. E quindi vedete che il campo magnetico non è uniforme. D'accordo? Quindi dovremo un po' pensare come calcolare il flusso. Allora, una cosa però che dovrebbe essere evidente, quindi per questo esercizio ha degli aspetti che dovrebbero essere visti come un ripasso di strategie di integrazione che abbiamo già sfruttato nel passato. Questo punto qua, che ha una certa distanza dal filo, questo punto qua, che è la stessa distanza, questo punto qua, che è la stessa distanza, questi tre punti, il campo magnetico ha lo stesso modulo. Quindi la strategia di integrazione, la strategia per stimare questo, è di dividere la superficie blu in strisce. Questa è una striscia. E facciamo striscia larga, che so, delta x. Quindi questo punto dista dall'asse, chiamiamolo x. Questo punto della superficie è il punto più vicino. Questo punto è il punto più lontano. Diamo delle quote. Chiamiamo questa distanza qua, la distanza dall'estremo più vicino del filo al filo, non so, la chiamiamo, che so, A. Invece questo qua la chiamiamo, chiamiamo D. D magari no, perché questo è questa espressione qua. Come possiamo chiamarlo? Chiamiamo tutta la distanza B. Ok? Tutta questa distanza è B. Così che la larghezza spira è B meno A. Ok? E quanto è lungo sta spira? Come la chiamiamo? La chiamiamo, che so, C. Ok? A, B, C, ok? E lungo C e largo B meno A, il lato più vicino ha una distanza A e il lato più lontano ha una distanza B, va bene? Quindi io cosa farò? Farò la sommatoria di tanti contributi di strisce, quindi sommo su i flussi attraverso delle strisce. Come si scrive strisce? Strisce, così? Strisce, c'è la I? Quindi avrò tante strisce. Allora, qual è il contributo dell'enesima striscia? Il contributo dell'enesima striscia cos'è? Allora, voi immaginate che questo sia l'enesima striscia, quindi questo, che so, è delta x, d'accordo? E voi prenderete il valore alla distanza, il valore di B a questa distanza qua, quindi questa è la distanza x, e qual è il campo magnetico in funzione della distanza? Il campo magnetico in funzione della distanza sarà mu 0 I, la corrente che sta circolando nel filo, diviso 2 pi greco x, d'accordo? Qua c'è il 2 pi greco, non fate confusione tra la legge Biot-Savart. D'accordo.
questo è il valore del campo magnetico qua, adesso devo moltiplicarlo per l'area della striscia. E l'area della striscia cos'è? L'area della striscia, per l'appunto, è il largo delta x ed è lungo c. D'accordo? Quindi questo è c per delta xi, che è la larghezza dell'iesima striscia. Questa è l'iesima striscia, questa qua è l'iesima striscia. Questo è il flusso attraverso l'iesima striscia. Quindi il flusso complessivo è la somma dei flussi attraverso le aree in cui ho suddiviso la mia area. La mia area l'ho suddivisa in strisce. Quindi questo è il flusso attraverso l'iesima striscia. Qual è il flusso dell'iesima striscia? È l'area dell'iesima striscia, che è C, la lunghezza di questa benedetta spira, per la larghezza della striscia, per il valore del campo magnetico che io prendo a rappresentare il valore del campo magnetico sulla iesima striscia. È chiaro che questo valore che ho scritto qui è il valore a rigore proprio nel punto a distanza x. Quindi è chiaro che la striscia ha punti che sono a diverse distanze, ma nel limite in cui le mie strisce diventeranno sempre più piccole, sempre più strette, perché sto facendo un numero di strisce sempre più numerose, è chiaro che questa stima convergerà, no? E convergerà, quindi io cosa faccio? Metto questo qui. D'accordo? Quindi questo diventa vedete com'è fatto questa sommatoria? Dov'è la delta x? Lo lasciamo, ecco, è sparito. Porto fuori tutto quello che non dipende da tutto quello che è una costante, continuiamo con la stima e poi lo scriviamo in forma integrale dopo. Quindi mu0 i e 2π greco e c posso portarle fuori. Quindi mu0 i c diviso 2π greco e mi rimane xi per delta xi. D'accordo? Questo è xi va giù, eh? Ok? Quindi il campo magnetico dipende uno sulla distanza. Allora, a distanza dell'iesima striscia, c'era, ho dimenticato di mettere i tedici qua, va bene? D'accordo? Quindi questo esce fuori, mi rimane 1 su xi, delta xi. A questo punto è evidente qual è la struttura dell'integrale, non mi pare. Perché c'è il brusio, o perché non siete d'accordo con me e quindi state discutendo, questo mi farebbe piacere, sto commettendo un errore? Potrebbe essere, no? Perché sono stanco, sono vecchio, rincoglionito, voi siete giovani e brillanti, sto facendo un errore? Perché c'è il brusio allora? Non capisco. Integrando, no? Questo diventa il differenziale. Questo è l'integrando. E sto integrando dalla distanza più vicina, dai punti che sono i più vicini, che è A, ai punti che sono più lontani, B. Ok? E ovviamente questo è mu0 di C 2π greco, non è ritmo attuale, diviso A. Ok? Ci siamo? Oui? Nesquik? E questo è il flusso del filo attraverso la spira, attraverso la curva rettangolare. Adesso il prossimo passo è di immaginare che questa spira rettangolare sia
questa curva rettangolare sia proprio un pezzo di rame, un circuito, un pezzo di rame. Quindi ridisegno qua, questo è un filo e questo è un pezzo di rame. E io vi chiedo qual è il coefficiente di mutua induzione. Allora, a rigore dovete pensare che questo filo è, matematicamente è, abbiamo esordito dicendo che è un filo rettilineo per cosa la corrente. In realtà quel filo, per essere un circuito, deve chiudersi all'infinito. Quindi la situazione è questa. Voi avete un tratto rettilineo che poi ha una grande curva e si deve ricurvare dietro per fare il circuito, no? Quindi per tenere i piedi per terra, da ingegneri che sarete, voi dovete capire che io in realtà vi sto immaginando, potevo esordire dicendo così: immaginate un circuito con un tratto rettilineo, poi ovviamente se un circuito deve chiudersi, e poi prendo un altro circuito di forma rettangolare e lo metto molto vicino, è molto piccolo rispetto alle dimensioni di questo grande circuito, e lo metto molto vicino al filo, così vicino che, come vedete, io posso dire, come una, se io adesso vi dico calcolate il coefficiente di mutua induzione tra questo grande circuito e questo piccolo circuito, voi potete fare una stima, perché il piccolo circuito non solo è piccolo rispetto a quello grande, ma è molto vicino al tratto rettilineo. E quindi voi fate una stima del coefficiente di produzione facendo cose, facendo una idealizzazione di questo, in cui dite sono così piccole, così vicino al tratto rettilineo, che posso immaginare di essere vicino a un filo rettilineo retto nel senso matematico del termine, che va dritto, che va sempre dritto. Allora il conto che fareste è quello che ho fatto qua. E in questo conto io ho proprio immaginato di avere un filo rettilineo nel senso matematico del termine, dove il campo magnetico è questo qua, ci siamo convinti di questo facendo ragionamenti di simmetria sulla legge di Ampère, immaginando che il filo fosse proprio una retta, infinito. Quindi questo diventa la stima di qual è il flusso attraverso quello piccolino dovuto alla spira, dovuto al circuito grande. E a questo punto io dico qual è il coefficiente di mutua induzione che c'è tra questo circuito molto grande con un tratto rettilineo e questo circuitino piccolo rettangolare messo vicino. La stima del coefficiente di mutua induzione è questo tranne la i, quindi fate uguale a mu0 c diviso 2 pi greco logaritmo di b diviso a, cioè tutto questo a parte la i è m. Ok? D'accordo? Quindi cercate di focalizzarvi sullo spirito di questo esercizio. Una situazione reale da laboratorio è questo. Voi avete un filo, un tratto di filo rettilineo, avete vicino un piccolo circuito rettangolare. Chiaramente quel filo rettilineo deve essere chiuso il circuito. Quindi questo valore è una stima, è un'approssimazione di questo. Questo è un'approssimazione di questo e l'approssimazione si basa su questa idea, cioè che il filo sia in realtà una retta infinita. D'accordo? Meditate su queste cose, siete ingegneri. Attenzione, C qua non è la velocità della luce, forse non è il simbolo più appropriato, mi pento di averlo usato, scrivete questo C qua è la lunghezza della spira, non è la velocità, mettetelo negli appunti perché c'è sempre qualcuno che non capisce quello che sta facendo, è iscritto in ingegneria ma non ne ha la stoffa e quindi si perde un litro d'acqua e crede anche sulla velocità della luce, mettetelo appunti, no, va bene, questo non è C, sveglia, fate un appunto personale, sveglia. Forse ho anche fatto bene a usare C, così siete invogliati a studiare con un po' di presenza di spirito e non in maniera passiva.
credo che sia ora di fare una pausa, io sono stanco. Sì, facciamo una pausa.